onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili radioascoltatori di Radio Piper, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, in studio Massimo Bonella, alla regia qui a Fontana Fredda abbiamo Paolo Gavasso, che saluto, e altresì un saluto alla regia in Treviso e Modena, esattamente sono due le regie, Rosario Moreno e Ugo Moreno, che con la loro emittente network online, a rete unificate anche con altre radio a taglio locale, ci ripetono gratuitamente questo nostro programma, appunto Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, quindi un ringraziamento. Un saluto anche, un saluto particolare ai nuovi, potremmo dire così, ascoltatori che ci seguono anche da Mestre, Venezia e anche qualcosina oltre, verso Chioggia Sottomarina, perché i 93.8 si ascoltano benissimo su Mestre, Venezia. E ricordo anche l'altra frequenza 88.800 per tutto il Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, fino diciamo nella vicina regione dell'Istria. Dunque tutto in FM stereo con sistema RDS, Radio Piper, emittente storica qui della Venezia Giulia, del Friuli Venezia Giulia, del nord-est d'Italia dal 1981. Detto questo, io direi di dare subito la parola ad Alviano nell'altro studio, perché vedo che ha anche un ospite, questa volta non collegato telefonicamente, ma lì con lui, per parlare di cose molto interessanti. Dunque, a te Alviano, Alviano ricordo dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone, ilsicomoro.com, il sito internet per maggiori informazioni se qualcuno vuole appunto approfondire e vedere tutte le loro iniziative che hanno in programma per le prossime settimane, mesi, eccetera. A te Alviano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera, visto le situazioni così di tensione internazionale che continuamente possiamo vedere nei giornali, nei telegiornali, eccetera, abbiamo pensato di cercare di fare un po' di luce sulle logiche che ci possono essere dietro queste tensioni, ma che in realtà dai mass media non si riescono bene a comprendere. Innanzitutto però, per arrivare a questo punto, secondo me dobbiamo partire un poco dall'Alleanza Atlantica da una parte e dal Patto di Varsavia dall'altro, sebbene sappiamo che con la caduta del muro di Berlino questa logica non ci sia più. Ma in realtà, per chi ha approfondito un poco gli argomenti, il fatto che la Russia di Putin non sia oggi la Russia di Yeltsin in qualche modo sta ripresentando una situazione analoga, in cui diciamo si cercano di spartire le zone di influenza nel mondo, oppure addirittura di imporle. Noi siamo qui con Walter Paron, che aderisce al comitato No Guerra e No NATO,
Gli voglio e desidero chiedere a Walter, innanzitutto ricordo ai radioascoltatori che la NATO nasce nel 1949, è un'aggregazione difensiva di nazioni a quel tempo contro il pericolo espansionistico che si temeva di espansione in Europa della Russia, dell'Unione Sovietica, che poi al quale appunto l'Unione Sovietica risponderà con il patto di Varsavia. Ed è un'aggregazione di stati che parte dagli Stati Uniti in primis, il Canada e poi molti paesi europei, l'Italia, il Portogallo, la Francia, la Gran Bretagna, l'Islanda, la Norvegia, la Danimarca, eccetera, Paesi Bassi, eccetera, la Turchia, la Grecia e via dicendo. Allora Walter, tu fai parte di questo comitato no guerra, no NATO, ma perché oggi bisognerebbe dire no alla NATO, dato per scontato che dovremmo dire tutti e sempre no alla guerra? Grazie Adriano, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Piper. Perché dobbiamo dire no alla NATO? L'ha detto Alviano, la NATO nasce nel 49 come difesa degli stati membri, ma adesso questa cosa è caduta, non è più così, la NATO non è più una difesa degli stati, è un'offesa ad altri stati, e infatti lo vediamo, la NATO si trova dappertutto dove ci sono le guerre, nel Medio Oriente e anche altri posti. Allora, oltretutto la NATO sta portando migliaia di soldati sul confine con la Russia e questo non è una buona cosa. Nei paesi baltici, in Ucraina. Allora, se noi rimaniamo nella NATO, sicuramente saremo costretti, per il patto che abbiamo, di scendere in guerra se domani ci sarà una guerra. Altrimenti dovremmo dire no alla NATO e no alla guerra. Purtroppo questa è una cosa molto difficile, ma non impossibile da fare. Bisognerebbe che alcuni stati, almeno alcuni dico, perché tutti è sempre quasi impossibile, ma alcuni stati europei dicessero no, noi, non, noi vogliamo uscire dalla NATO, perché la NATO ci porterà in guerra. Per questo motivo uscire dalla NATO, per non andare in guerra, per non vedere i nostri figli fra poco scendere in guerra contro un nemico che non è un nemico, è un nemico inventato. Sì, allora Walter, d'accordo, sappiamo che il trattato atlantico nel suo capitolo quinto, che cosa sancisce? Sancisce che se uno solo delle nazioni che aderiscono a questo trattato viene attaccata, allora anche tutte le altre devono partecipare. Effettivamente bisogna ricordare due cose. Una, che sembra che l'Unione Sovietica sia molto aggressiva ad ascoltare i nostri telegiornali, TG e leggere i nostri giornali. In realtà possiamo ricordare che l'Unione Sovietica ha 8 basi militari al di fuori del suo territorio e dobbiamo dire che la NATO e gli Stati Uniti ne hanno quasi 800. Quindi diciamo che nello scenario, nello scacchiere mondiale ci stiamo comportando con una certa aggressività e come italiani bisognerebbe dire forse che l'articolo 11 della nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra.
Inoltre, diciamo anche che l'Italia dovrebbe essere un paese libero dalla presenza di armi nucleari. Possiamo dire di essere liberi dalla presenza di armi nucleari? Beh, non direi proprio. Abbiamo qui vicino a Radio Piper ad Aviano, si dice che ci siano almeno 50 o 52 bombe nucleari B-61 che sono state modificate in B-61-12, mi sembra. Cioè, scusa Walter, intervengo un attimo dallo studio 1 perché ci sono dei problemi di microfonia che sento che o soffiate sul microfono o lo ecco, vedete un attimo di sistemare. Nel frattempo io ricordo che state ascoltando Pianeta Oggi 20 nel mondo, qui dalle frequenze di Radio Piper, vale a dire 93.888 MHz per tutto il nord-est d'Italia. In particolare ricordo per chi ci ascolta da Mestre Venezia i 93.8. Benissimo, dunque vediamo se adesso con la microfonia ci siamo. Allora, Walter, prego. Mi sentite bene adesso? Ti sentiamo basso, dovresti... Basso. Parlare un po' più forte, più vicino al microfono, allora, senza soffiarci sì. Sopra, ecco. Ok, allora stavo dicendo che queste bombe, le B-61, che dicono che ci siano ad Aviano e ci sono, verranno modificate. La modifica comporta nel fatto che le B-61 erano bombe a caduta, e le B-61-12 possono essere lanciate da un caccia in volo e proiettate su un bersaglio ancora molto più pericoloso di quelle di prima, diciamo. Ecco. Bene, noi abbiamo tantissime bombe in Italia, 70 mi sembra, 70-80 bombe nucleari, perciò la buona parte delle bombe nucleari americane che ci sono in Europa sono qui in Italia, perciò saremmo uno dei paesi sicuramente in un momento di un attacco, di una guerra contro gli americani o contro la NATO, come si vuole, noi saremo nell'occhio del ciclone sicuramente, perché abbiamo parecchie basi, Aviano, Ghedi, eccetera, eccetera, perciò saremo sotto tiro di chi bombarderà. Però riguardo quello che diceva Aviano prima, la Russia, l'Unione Sovietica posso anche capire, ma la Russia non ha al momento nessuna intenzione di invadere l'Europa, come dicono i nostri media nell'informazione, televisione, giornali. È per questo che gli americani portano i militari sul confine, perché la Russia sta invadendo l'Europa, ma non è vero niente. La Russia non ha nessuna, al momento, per quello che si può capire, non ha nessuna intenzione di invadere né l'Europa, né non ha invaso l'Ucraina, né la Crimea, non ha fatto niente di niente. Gli invasori forse sono gli americani. Riguardo alla NATO, una piccola nota è questa. La NATO comprende vari stati, ma come mai da quando è nata ha sempre comandato la NATO gli americani? Sempre generali americani? Come mai? Se ascoltiamo, se chiediamo alla gente per la strada, come abbiamo già fatto, di uscire dalla NATO, ci dicono, molti ci rispondono, e poi cosa succederà? Cosa ci faranno gli americani? Ma se gli americani sono nostri alleati e noi abbiamo paura, beh, c'è da preoccuparsi, no? Dobbiamo aver paura del nemico, non dell'alleato, non di... E invece è proprio così. Molte persone pensano che uscire dalla NATO ci sia poi una ritorsione da parte dei padroni che sono gli americani. Infatti la NATO serve solo all'America, a noi europei non serve a nulla. Eh,
Bene, sono contento che tu abbia messo l'accento un poco su questo aspetto, perché sembra che l'agenda, diciamo, delle esigenze di un paese in questo mondo globalizzato non sia più in capo ai rappresentanti dei cittadini di quel paese, ma che questi rappresentanti subiscano in effetti l'influenza di poteri più grandi, per cui sta cominciando a diventare effettivamente molto difficile poter dire bene, noi come italiani, e lo stesso vale per altre nazioni che aderiscono a questo patto, vorremmo vivere, perseguiamo un certo obiettivo di vita, di crescita, di sviluppo, di società, di sviluppo di economia, di sviluppo dell'ambiente, ma che l'agenda nazionale e nostra in realtà sia condizionata da poteri che condizionano fortemente i nostri rappresentanti politici, e che questi e che queste forze siano di carattere soprattutto finanziario, militare, e allo stesso tempo che siano molto circoscritte a questi poteri, appunto finanziario e militare. E tu hai l'impressione che le cose stiano in questo senso, Val? Beh, sicuramente, se pensiamo che i nostri servizi segreti, i nostri europei, sono tutti al servizio della CIA, cioè la CIA domina, beh, la dice lunga, no? Su quello che può fare uno Stato in sovranità. No, la sovranità degli Stati europei. Forse si salva un po' la Germania, forse, non è detto. Non ce l'hanno più la sovranità, l'Italia non ce l'ha certo la sovranità. La sovranità è stata venduta, anzi, per poco prezzo, come succede anche in altri posti, Sud America, per esempio. Il Brasile, che è stato fatto un colpo di Stato in Brasile, l'Argentina che sta vendendo la sovranità alle multinazionali, già comandavano abbastanza le multinazionali. Quindi Europa. Scusa, Walter, sì, scusa, dimmi. Ti volevo fare una domanda perché arrivi proprio ad hoc, no? Cioè, come mai, secondo te, ecco, la politica non riesce, no, come dire, a regolare, più che regolare, a dominare quello che è il mercato? Beh, secondo me le cose dovrebbero essere divise. La politica è la politica e il mercato è il mercato. Il mercato è inteso come economia. L'economia, sì, deve, sì, viaggiare per conto suo. È proprio la confusione invece c'è perché la politica mette le mani un po' dappertutto, ma non ha le persone in grado di fare una politica buona. Se guardiamo qua in Italia, abbiamo dei burattini. Se per decidere una cosa un nostro capo di governo deve o un nostro ministro deve andare a Washington per sapere come fare con gli italiani, mi sembra che non sia un grande politico, insomma. In altri stati magari è un po' diverso, ma non molto diverso. C'è molta corruzione nella politica, perciò questo implica che nel sociale ci rimettiamo tutti quanti, tutti noi cittadini.
Sì, ecco, no, ti ringrazio che abbiamo fatto chiarezza un po' su questo punto qui, che dovrebbe appunto, poi insomma, la politica regolamentare, cioè non permette a queste multinazionali, ecco, di fare un po' quello che vogliono su questo mondo. Io tanto ricordo sempre, per chi si fosse sintonizzato, questa è Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, qui da Radio Piper di Fontana Fredda, che modula sui 93.8 e 88.800 MHz per tutto il nord-est d'Italia. Ricordo, per chi ci segue su Mestre Venezia e anche oltre, Chioggia Sottomarina, in 93.8, frequenza storica di Radio Piper. Prego, dunque, la palla allora la giro ad Alviano. Sì, adesso in questo momento stiamo vivendo una situazione di grandissima tensione. Ricordiamo che Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale che si sta combattendo a pezzetti, per il momento pezzetti. In realtà gran parte dell'Africa, specialmente del centro e nord Africa, è in guerra, e gran parte del Medio Oriente è in guerra, ricordiamo l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, situazioni di grandissima tensione, ma anche lo Yemen, se ne parla molto poco. Ma è una guerra tremenda anche in Yemen, e poi c'è la situazione asiatica sotto pressione in questo momento e sotto l'attenzione dell'opinione pubblica per il comportamento del presidente Kim Jong-un coreano, che sembra fare questi test atomici a ripetizione, ma ci domandiamo: può essere veramente la figura del presidente di un piccolo stato a dover impaurire le nazioni di tutto il mondo? Secondo te, Walter, come dovremmo leggere un poco questo comportamento del presidente nordcoreano? Io penso che una formica non faccia molta paura a un elefante. Perciò c'è qualcosa sicuramente sotto dai grandi paesi, America, Cina. Sicuramente c'è qualcosa. La Corea cosa può fare? Non può fare nulla per due missili nucleari, anche se ha due missili nucleari, non può fare niente. Li possono fermare in 448. Forse è un gioco. Forse è un gioco delle grandi potenze. Si può pensare in questo modo anche, si può pensare che ci sia un accordo sotto con gli Stati Uniti, in questo caso, per fare una guerra, con la possibilità che il presidente si salvi, logicamente, queste sono cose irrisorie, gli americani sono bravi a salvare i dittatori. Succede una guerra, ma la guerra che succede in Corea è alle porte della Cina. Il problema per gli americani è la Cina, la Corea è nulla. Perciò secondo me è un po' tutto un gioco. Sono tutti, non dico d'accordo perché non possono essere d'accordo, ma insomma c'è qualcosa sotto da parte degli americani, altrimenti. Allora c'è da pensare che il comportamento aggressivo del presidente nordcoreano possa essere una buona motivazione per gli Stati Uniti di portare la propria flotta e le proprie armi
ai confini con quello che è, dal punto di vista sicuramente economico, forse non militare, perché il grande avversario militare degli Stati Uniti è l'Unione Sovietica, ma sicuramente un grande avversario economico e pur tuttavia non dobbiamo escluderlo anche militare. Ricordiamo che la Cina è in possesso di circa 380-400 testate nucleari. Quindi la situazione di tensione in Nord Corea permette agli Stati Uniti di avvicinarsi ai confini cinesi con i propri armamenti senza destare, tra virgolette, troppi sospetti. L'impressione, Walter, è che forse bisognerebbe fare un ragionamento sulle risorse del pianeta, di come le grandi potenze stanno ragionando sulle risorse del pianeta, che forse non bastano per tutti, non bastano con questi modelli di sviluppo, e non potrebbe forse essere che qualcuno dice: grazie a una tecnologia sviluppata, c'è lo scudo spaziale, io parto per primo e partendo per primo forse riesco a prendere tutto il tavolo. Ci potrebbe essere forse questo tipo di logica? Che cosa pensi? E dopo ti chiedo proprio una velocissima, ti lascio 2 minuti proprio, non di più, una velocissima riflessione sullo stato generale, su che cosa effettivamente invece forse l'uomo, l'umanità dovrebbe fare in questo momento. Sì, sicuramente le risorse nel mondo stanno finendo, questo è sicuro. Ma sul discorso della Cina, l'America contro la Cina, io penso che, siccome secondo me è tutta una questione di soldi e potere, e il potere lo dà i soldi, la Cina, non dimentichiamo che sta cominciando a inserire lo yuan in molti scambi, dove prima era in dollari, ora cominciano a scambiare il petrolio in yuan, come il Venezuela, che avendo preso delle sanzioni terribili dall'America, deve, per sopravvivere, vendere il petrolio in yuan. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se la cosa va avanti così, fra non molto il dollaro non varrà nulla e l'America non potrà mai pagare i suoi 20.000 miliardi di debito pubblico. Allora questo l'America non lo può permettere, non lo permetterà mai, perciò deve per forza fare la guerra, altrimenti sarà costretto a chiedere andare in default, chiudere per fallimento, perché in un momento di un fallimento potrebbe rompersi, gli Stati Uniti potrebbero dividersi e non ci sarebbe più, non esisterebbe più, impossibile. Almeno al momento è impossibile, anche perché è la forza militare più potente al mondo, di conseguenza useranno quella per difendersi da questi attacchi che l'economia cinese sta provocando sul mercato, anche se le sanzioni le fanno loro, perciò è un po' idiota la cosa, perché metti le sanzioni al Venezuela, che poi te lo puoi anche immaginare che da qualche parte si devono salvare i venezuelani, no? Bene, poi mi chiedevi cosa che... Ma ti chiedevo... In realtà ti chiedevo una riflessione finale, ma vedo che il nostro tempo è andato in scadenza e quindi avremo modo magari di risentirci in un'altra occasione per capire a livello generale questa umanità che cosa dovrebbe fare in questo momento, ma si aprono altri scenari, per cui speriamo di aver dato qualche suggerimento, qualche chiave di lettura ai nostri radioascoltatori. Ripasso la linea a Massimo Bonella. Grazie e buonasera a tutti.
Sì, bene, riprendiamo dallo studio 1 la linea. Io ringrazio te, innanzitutto Albiano, per la conduzione, per il tuo, diciamo, ospite che ha portato delle informazioni che sono, diciamo così, da approfondire, perché sono molto importanti. Ecco, e quindi questo fa capire che ci dovremmo ritornare sopra con l'argomento. Ecco, spero proprio quanto prima riavere Walter Paron in studio con noi. Un ragionamento che non fa una piega, come si suol dire, e che appunto, ripeto, bisognerebbe approfondirlo ancora di più. Ecco, magari quando avremo l'occasione, ecco, Walter, magari faremo anche un giro in televisione e riprenderemo questo discorso anche sulle frequenze del digitale terrestre. Detto questo, io ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, in modo particolare coloro che ci seguono da Mestre Venezia sui 93.8, ricordo anche l'altra frequenza, 88-800 MHz, il tutto per la copertura del nord-est d'Italia in stereofonia col sistema RDS. Ringrazio la regia Paolo Grasso, altresì le regie di Modena e Treviso, Ugo Moreno e Rosario Moreno, che, diciamo, con il loro network online, Radio Science RST, ci ripetono gratuitamente questo programma Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, così si chiama, che andrà avanti ogni giovedì qui dalle frequenze di Radio Piper, sempre in prima serata, da Massimo Bonella, che ha condotto in studio l'apertura, quindi anche poi la chiusura del programma. Come dire, adesso prendo le chiavi, chiudo la porta, finisce, diamo la linea quindi ai programmi della rete di Radio Piper. Vi auguro dunque una buona serata, naturalmente in nostra compagnia. Alla prossima settimana. Avete ascoltato Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.